Vai, stacchiamo. Sono stati per noi mesi sofferti, dove le nostre abitudini quotidiane sono state completamente stravolte. Mesi in cui abbiamo dovuto isolarci e durante i quali un evento come quello di stasera era diventato apparentemente irrealizzabile. Signori, ci aspetta una serata ricca di suggestioni. E con queste emozioni nel cuore, vi do il benvenuto alla 33ª edizione del Premio Procida Isola di Arturo, Elsa Morante. Rimasi a galla a lungo, in oceani senza navi. Ho fatto del mio meglio per sorridere, finché il canto dei tuoi occhi e delle tue dita mi hanno attirato con amore alla tua isola. Buonasera a tutti. Direi particolarmente azzeccata questa scelta di Michele, che è stato incerto, però alla fine di necessità virtù, e la virtù dice bene. Siamo in quel ramo della scogliera che rappresenta quasi l'abbraccio al mare di Procida. Se la vediamo dall'alto sembra quasi un braccio che si allunga sul mare, che è un po' la storia di Procida, lo sapete bene quanto questa comunità è legata a questo elemento. Quindi una scenografia eccezionale, ma anche finalmente un appuntamento dal vivo per poterci abbracciare, per poterci finalmente stringere le mani. Ho iniziato a stringere qualche mano e dopo aver dato tanti pugni, e mi fa molto piacere anche aver allungato qualche abbraccio, perché poi la cultura deve essere anche questo, deve essere emozione, per cui mi fa piacere che l'appuntamento è stato rimandato proprio in attesa di poter condividere questo focolare tutti insieme, per poter avere un'emozione insieme. Quindi faccio i miei auguri di buon lavoro alla giuria, agli autori senz'altro, e non dobbiamo mai dimenticarci che alla cultura questa comunità cerca di dare qualcosa in più, proprio perché la nostra identità, l'identità della comunità, non la dobbiamo mai lasciare. Proprio per questo direi che dobbiamo anche rivolgere un pensiero, un ultimo saluto a un nostro grande amico, una persona molto importante per la comunità, che è il presidente del Consiglio Comunale Antonio Intartaglia, l'avvocato che purtroppo da qualche giorno è mancato. Quindi a lui dedichiamo questa edizione del premio Elsa Morante, in continuità con gli anni, tutto ciò che si è fatto nel passato, ma un abbraccio forte appunto da questo posto che è l'abbraccio al mare. Grazie.
Grazie. La mia isola ha straduce solitarie, chiuse tra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini imperiali. Dopo 7 opere di misericordia. 17. 7 opere di misericordia. 18. Città sommersa. 11. Quindi supera Baco in questa corsa. Baco, pareggio. 11, pareggio. Baco. 7 opere di misericordia. 19. E l'ultima scheda, 7 opere di misericordia, che dunque vince edizione 2020 del premio Procida Isola di Arturo.